siamo molto soddisfatti di come è camminata l'intesa istituzionale in questi mesi, perché oggi si è definito il cronoprogramma certo e vorrei soprattutto dire che diventiamo protagonisti di un risultato storico, quello della rimozione integrale dell'amianto, bonifica della colmata, con inizio dei lavori nel 2018, quindi questi sono fatti certi, non più dichiarazioni di intenti. Quell'intesa istituzionale è stato un risultato davvero straordinario. Poi abbiamo discusso chiaramente anche di aspetti legati al lavoro, alla legalità, a tutta una serie di punti assolutamente necessari che mettono in sicurezza anche in vista del futuro. Perché chiaramente andando verso le elezioni politiche, governo, Parlamento nuovo, con questa azione noi possiamo dire che non si può più tornare indietro. Indietro, tanto nel passato non è andata a buon fine la bonifica che era stata fatta, sì. Insomma, l'Italia ha spiegato che va rifatta. Quanto è costato lo sviluppo di Napoli questi vent'anni in cui non si è fatto nulla per Bagnoli, per parlare? Devo dire, da quando ho incarichi politico-istituzionali, da quando ho assunto il ruolo di deputato al Parlamento europeo nel lontano 2009, ho avuto modo di denunciare con precisione lo sperpero di denaro pubblico, le commistioni, i reati che probabilmente sono stati commessi e quanto questa città ha pagato in termini di sviluppo, di disastro ambientale, di morti. Ecco perché oggi io parlo di risultato storico, perché oggi un'altra dirigenza politico-amministrativa della città, conquistandosi una cooperazione istituzionale senza precedenti, arriva ad ottenere un risultato che è storico, cioè quello della bonifica integrale, perché fino a poco tempo fa si parlava di messa in sicurezza. Non sappiamo quanto è l'inquinamento, non sappiamo fino a che punto è inquinato. Noi abbiamo fortemente voluto che gli accertamenti fossero i più scrupolosi e che si arrivasse alla rimozione integrale dell'amianto. Cioè, oggi noi consegneremo, grazie alle lotte di questa città e grazie alla cooperazione istituzionale, col governo nazionale in particolare e anche col governo regionale, ad avere un'area bonificata e contestualmente si parte col progetto di rigenerazione urbana, quella che è la nuova Bagnoli. Lei autorizza i cittadini a crederci sul serio? No, io sono certo che questo accadrà. Per quanto riguarda il Comune, tutto ciò che dovevamo fare lo stiamo facendo, infatti ormai ci danno atto in tutti i tavoli e io devo essere testimone che sinora tutti gli impegni che il governo nazionale si era preso li sta mantenendo. Quindi siccome io sarò sindaco di Napoli per i prossimi 3 anni e mezzo, mi sento di fungere da garante. Il governo, proprio perché noi abbiamo fortemente voluto questa accelerazione dell'intesa, fa sì che entrandosi nel vivo nel 2018, anche qualora dovesse cambiare la compagine di governo non locale, ma di governo nazionale, ormai chi può mai dire siamo contrari alla bonifica di Bagnoli, quindi ecco perché mi sento di dire che tutti possono stare tranquilli. E poi abbiamo ottenuto, d'intesa tra il Comune di Napoli e la Municipalità, che ci fosse un audit pubblico all'interno della Municipalità di Bagnoli, la decima, quindi i cittadini saranno costantemente informati, ci sarà un controllo popolare, tra virgolette, in questa direzione, e che poi fortemente noi siamo protagonisti di una stagione anche di posti di lavoro che andremo a creare. Cioè tutto questo, le gare per la bonifica, i lavori, significa bonifica, significa ambiente, significa sviluppo, economia, significa lavoro. Ecco perché siamo davvero soddisfatti di questo risultato storico per la città. Sindaco, il Ministro ha anche detto che il concetto di chi la paga fa parte, insomma, ha animato tutta l'azione della cabina di regia. Quando arrivano i soldi di Cementi? Mi dovete dare atto, voi che mi seguite da tempo, che non solo con le parole ma con un'ordinanza che ha un valore giuridico, chi vi sta parlando nel dicembre del 2013 fece un'ordinanza. L'ordinanza è diventata ormai esecutiva, ha superato tutti i vagli e quindi siamo molto contenti che oggi tutti riconoscano un principio in cui per primi non solo abbiamo creduto, ma abbiamo fatto una lotta giuridica e popolare del chi inquina paga. Ecco perché oggi davvero possiamo dire, anche per questo motivo, che è un risultato straordinario, forse il primo in Italia in cui un comune afferma, il sindaco afferma in un'ordinanza chi inquina paga e che su questa linea
tutti convergono, compreso le istituzioni nazionali e regionali. Quando arrivano i soldi? No, i soldi sono già arrivati, perché altrimenti tutto quello che abbiamo, un attimo solo, i soldi per poi il resto sono procedure, come dire, che sono giudiziarie, perché immagino che nessuno di propria sponte voglia dare i soldi, anche se mai dire mai. Pensavo vi riferisse ai soldi per le gare, ci sono. Là l'ordinanza è un'ordinanza che, come dire, sta là, e quindi siccome anche il governo condivide questo, nel momento in cui saranno fatte le bonifiche andranno a carico di chi ha inquinato, e chi ha inquinato lo sapete, e quindi noi siamo molto soddisfatti anche di questo. I cittadini hanno già pagato, Napoli ha già pagato, oggi deve pagare chi ha inquinato, e questo che lo dica un sindaco e non una sentenza passata in giudicato, forse un'altra rivoluzione di quello che sta accadendo a Napoli. Preveniamo, arriviamo prima della magistratura, nonostante noi siamo arrivati dopo l'inizio delle indagini della magistratura.